bene. Prova, prova, mi sentite? Mi sentite bene? Sì o no? Non bene? Si può alzare il volume? Bene. Ora adesso... Prova, prova, mi sentite? Mi sentite bene? Sì o no? Non bene? Si può alzare il volume? Ah, è un po' rallentato, chiaramente. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti al Centro di Fisica Teorica di Trieste e alla festa di inaugurazione di questo progetto di divulgazione scientifica chiamato Climate On Board. Io sono Rita Noverotto, assieme a Susanna siamo delle ricercatrici e lavoriamo qui al centro e ci occupiamo di cambiamenti climatici. E, assieme a noi c'è anche il professor Giorgi, che vi introdurrà questa complessa tematica di cui sentiamo sempre di più parlare, purtroppo e per fortuna. E poi c'è Anna Pirani che lavora per l'IPCC, non so se avete mai sentito parlare dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel for Climate Change, è un ente intergovernativo che appunto si occupa di fare da intermediario tra il mondo della scienza e il mondo della politica, e ne parlerà poi Susanna. E io adesso faccio solo una breve introduzione del progetto. Questo progetto è nato perché ovviamente il cambiamento climatico è un argomento che ci sta molto a cuore e il nostro obiettivo è di sensibilizzare l'opinione pubblica e informarli su quali sono le cause di quello che sta succedendo e quali sono le possibili soluzioni. Quindi il centro, iniziamo diciamo introducendo un po' dove siamo. Questo è il centro di fisica, è un centro internazionale fondato negli anni 60 dal premio Nobel pakistano Abdus Salam. Esiste grazie al supporto del governo italiano, dell'UNESCO e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e ha un grosso obiettivo, che forse è più una missione, che è quella di promuovere gli studi e le ricerche nel campo della fisica e della matematica, e in particolar modo tra gli studenti e i ricercatori dei paesi in via di sviluppo. Perché quest'anno, che cosa succede nel 2020? Trieste, che è una città con una posizione strategica, una città di confine, una città che è una crocevia di culture, un po' come anche l'ICTP, è stata nominata Capitale Europea della Scienza per il 2020 e ospiterà l'Euroscience Open Forum nella settimana del 5 e del 9 luglio. Non so quanti di voi hanno sentito parlare di ESOF, però è un grande evento che coinvolgerà tutta la città. E poi ci sarà questo festival, Science in the City Festival, che ha l'obiettivo di coinvolgere il grande pubblico. E sarà un evento molto in grande, sono attesi 5.000 partecipanti da 80 paesi del mondo, 100.000 visitatori e tantissimi eventi in programma, tra cui il Climate On Board. Appunto, questo progetto nasce con l'obiettivo di raggiungere il grande pubblico. Le narrazioni visive sono sempre più utilizzate nella comunicazione scientifica perché sono più impattanti e riescono a raggiungere di più il pubblico di qualsiasi età. Qua vi faccio degli esempi di comics, si possono usare sia i comics che le infografiche e sono questi tipi di strumenti che utilizzeremo durante questo nostro progetto. E il motivo per cui abbiamo scelto le narrazioni visive è proprio il fatto che le narrazioni basate su personaggi possono rendere gli argomenti scientifici più accessibili e coinvolgenti per un pubblico più ampio di diversa estrazione culturale. Allora, come fare per raggiungere questo grande pubblico? Il mezzo ce l'abbiamo, ma come lo utilizziamo?
Allora, ci è venuta in mente questa idea un giorno venendo in autobus qui all'ICTP, questi autobus tutti grigi potrebbero essere forse un po' più divertenti e interessanti se gli spazi espositivi fossero utilizzati proprio per fare dell'informazione. E quindi perché non utilizziamo questi spazi che sono presenti sia negli autobus che nei treni? E quindi ci servivano degli artisti. Ed eccovi qua, abbiamo il liceo artistico statale Enrico Galvani di Cordenons, alzate le mani così vi vediamo, eccoli un applauso, facciamo. Poi abbiamo il liceo artistico Giovanni Sello di Udine, dove sono? Dove siete? Alzate le mani. Non sono ancora arrivati. Ottimo, bene, arriveranno a un certo punto. Sì, perché sono 9:15. Bene, abbiamo poi il liceo artistico Enrico Umberto Nordio di Trieste. Ben numerosi. E non so, come? Io non ho il numero del professore di Udine. Come? Sì, alcuni sono anche da remoto in streaming, non so, probabilmente lì, è lì che devo salutarli. E questo streaming vi permetterà anche di partecipare interattivamente scrivendo le domande sulla chat del video YouTube. E vi prego quindi di usare quella chat esclusivamente per le domande, perché se dobbiamo cercare tra tutti i messaggini e le domande ci mettiamo un sacco di tempo. Bene, allora vi ringrazio e speriamo che quelli di Udine ci raggiungano il più presto, e nel frattempo invito il professor Giorgi a parlarci di questi cambiamenti climatici. Dal treno. Ecco. Aspettiamo un attimo che arrivano gli udinesi. Ma è sempre quella, eh? Hai ragione. Tutta un'altra cosa, no? Come? Ok, ci siamo tutti allora?
Gli udinesi sono arrivati? Dove sono? Date le mani qua, ok. Allora, buongiorno a tutti quanti da Pordenone, da Udine, da Trieste. So che siete tutti artisti. Avete tutti sentito parlare di cambiamenti climatici, giusto? Io dico i cambiamenti climatici, voi sapete più o meno di che cosa parlo? Sì, altrimenti vuol dire che siete vissuti su Marte negli ultimi 10 anni. In ogni caso io volevo darvi farò una presentazione molto, diciamo, generale per darvi i concetti principali, così che magari possiate pensare a come fare queste grafiche. Ho intitolato la mia lezione con questo 2050 missione clima. Perché? Perché 2050, se avete seguito tanti dei dibattiti che sono stati fatti anche adesso, mentre parliamo, c'è lì Greta che sta litigando con Trump sulla questione del clima. 2050 è una data fondamentale per quanto riguarda la possibilità di fermare questi cambiamenti climatici o quantomeno contenerli entro limiti accettabili. E 2050 voi avrete più o meno 45 anni, che croce, un po' di più. Quindi questa è la vostra vita, da qui a quell'anno lì, e siete voi i principali attori di quello che dovrà succedere. Quindi spero che questa presentazione stimolerà un po' di impegno in questo senso. Allora, volevo partire con alcune delle cose che sono successe ultimamente, perché quest'anno, 2019 e anche inizio del 2020, è stato un anno assolutamente e completamente eccezionale. Sono successe cose in effetti mai viste. Ve ne ricordo qualcuna. Ecco qui, quest'estate a luglio, soprattutto, non so se vi ricordate, abbiamo avuto una ondata di calore pazzesca. Queste sono le anomalie di temperatura, arrivano fino a 15 gradi. 15 gradi sopra la media è una cosa che dovrebbe succedere più o meno una volta ogni 10.000 anni. In realtà la stessa cosa è successa nel 2003, molto simile. Cioè una cosa che dovrebbe succedere una volta ogni 10.000 anni in condizioni normali è già successa 2 volte negli ultimi 20 anni. Quindi vi rendete conto che già questo ci fa pensare che stanno succedendo cose molto strane al nostro clima. Però sono successe altre cose. I ghiacci artici hanno raggiunto il loro record minimo, molto vicino a quello del 2012. Ci sono stati gli incendi nelle foreste artiche, vi ricordate questi incendi ad agosto scorso? Se ne è parlato in tutti i telegiornali, no? Addirittura incendi in Groenlandia, cosa che non succede praticamente mai, quest'anno è successa. I ghiacci della Groenlandia si sono fusi, sciolti ad un ritmo che non era mai accaduto prima. E se vedete questa, oddio, questa cosa è difficile da controllare. Allora, questa riga blu vi dà lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia in un anno normale. Quindi si cominciano a sciogliere a maggio, arrivano a luglio il massimo e poi vanno giù. Nel 2019, vedete, già a giugno lo scioglimento di ghiaccio a Groenlandia era 3 volte, se non di più, quello normale. Anche questa cosa qui mai vista. E l'ultimo fenomeno di cui sicuramente avete sentito parlare è questo qui. La siccità, in Australia ormai c'è una siccità da vari anni, e gli incendi, che ovviamente tanti di questi incendi sono anche, non tanti, qualcuno di questi incendi è anche doloso, ma il fatto che abbiano avuto quest'anno delle temperature sopra i 45 gradi e così via, li ha alimentati fino a, insomma, avete sentito tutti quello che è successo. Queste sono tutte cose completamente anomale, praticamente mai successe prima, almeno negli ultimi 150 anni.
È stato anche un anno di clamorosi alluvioni, adesso non è che le andiamo a vedere tutti quanti, ma praticamente in tutto il mondo ci sono stati alluvioni di ogni tipo. E anche in Italia ci sono stati vari eventi molto molto estremi, il ghiacciaio del Monte Bianco, magari lo ricordate, soprattutto vi ricordo la tempesta Vaia. Avete sentito parlare della tempesta Vaia? Tempesta Vaia, per chi abita nelle zone delle Dolomiti, nel Bellunese o nel Friuli-Venezia Giulia e così via, ha distrutto intere foreste. Allora, voi direte sì, ma queste cose più o meno succedono ogni anno. Ogni anno abbiamo alluvioni, ogni anno abbiamo incendi, ogni anno c'è qualche tempesta che fa dei danni. E allora che c'entra il cambiamento climatico con queste robe qui? A parte che sono cose che non sono mai successe prima. Il problema è questo. Allora, che cos'è questa roba qui? Voi vedete qui, questi sono gli anni 1980-2018. Sapete che cosa sono le compagnie di riassicurazione? Avete mai sentito parlare delle compagnie di riassicurazione? Sapete le compagnie di assicurazione? I vostri genitori sicuramente hanno un'assicurazione sulla macchina, sulla casa e così via. Le compagnie di assicurazione assicurano tutto. Quando succede una cosa come la tempesta Vaia, però, i danni sono così ingenti che le compagnie di assicurazione non hanno abbastanza soldi per pagare. E allora esistono delle compagnie ancora più grandi, della Allianz, delle Generali e così via, che assicurano le compagnie di assicurazione, perché sono loro che mettono i soldi per pagare danni di questi eventi che loro chiamano catastrofici. Allora, quello che vedete qui è il numero di eventi catastrofici misurato da una di queste compagnie di riassicurazione, la compagnia di riassicurazione di Monaco, che è la più grande compagnia europea, quindi insomma, molto interessata a questo tema, e vi fa vedere come questi sono il numero di eventi catastrofici di carattere meteoclimatico, quindi alluvioni, siccità, ondate di calore, incendi e così via, sono descritti qui. Comunque sono tutti legati al clima e al tempo. E vedete che negli anni 80, più o meno a livello globale, ne succedevano più o meno 200 all'anno. Nel 2018 ne abbiamo avuti quanti? 800. 800 diviso 200 quanto fa? Quanto fa? 4. Significa che è aumentato di un fattore 4 il numero di eventi catastrofici. E vedete che è aumentato piano piano nel tempo. Io scommetto che il 2019 sarà molto peggio del 2018, perché abbiamo avuto degli eventi pazzeschi. E quindi questo è il problema. Ci sono sempre eventi catastrofici, però il numero di questi eventi e la grandezza, il danno che provocano è sempre maggiore. E quindi cercheremo di capire se questo grafico qui ha qualcosa a che fare con i cambiamenti climatici. Va bene? E per capire quello che sta succedendo adesso bisogna un attimo andare a vedere quello che è successo nel passato. Va bene? Avete visto tutti il film L'era glaciale? Sì, io l'ho visto varie volte avendo due bambini, che non sono più bambini, adesso hanno la vostra età, a dire la verità. E se l'avete visto, l'era glaciale, quella per lo scoiattolino, la ghianda, eccetera, più o meno era situata 20.000 anni fa, tra 18 e 21.000 anni fa. Cioè, allora, se zero è oggi, è il tempo presente, 20.000 anni fa più o meno è qui. Allora, 20.000 anni fa c'è stata questa grande era glaciale. Non è stato un episodio, così diciamo, episodico, scusate la tautologia. Nel passato della Terra, questa è una ricostruzione del clima passato che si può fare dall'analisi di questi carotaggi
di ghiaccio, si vede che ci sono degli indicatori di temperatura, come alcuni isotopi dell'acqua, vedete che vanno su e giù, c'è questo alternarsi abbastanza regolare di temperature della Terra. Cioè c'è normalmente nell'ultimo milione di anni la Terra ha avuto questo alternarsi di periodi glaciali e periodi interglaciali dovuti a piccole variazioni dell'orbita terrestre. Avete imparato questa roba al vostro corso di scienze? Avete mai sentito parlare di questi cicli di glaciazioni e periodi interglaciali? Noi siamo qui, siamo alla fine di un periodo interglaciale, dell'ultimo periodo interglaciale caldo. Normalmente, se gli uomini, gli esseri umani non fossero sulla Terra, la Terra andrebbe verso la prossima era glaciale nel corso dei prossimi 30.000-40.000 anni. Quindi non qualcosa di cui voi vi dobbiate preoccupare in particolare. Ma questo è quello che succederebbe in condizioni normali. Però, circa un po' di tempo fa è venuto questo signore ad abitare la Terra e da un 150 anni ha cominciato a sparare in atmosfera tutta una serie di inquinanti, o chiamiamoli tutta una serie di gas, di elementi chimici. Ci sono quelli che hanno fatto il buco dell'ozono, quelli che fanno l'inquinamento e così via, ma ce ne sono alcuni in particolare che si chiamano gas ad effetto serra. Qui in genere io faccio la domanda chiave: sapete tutti che cos'è l'effetto serra? Hanno detto tutti sì. Allora adesso uno di voi si alza in piedi e me lo dice. Soprattutto uno di quelli che ha detto sì. Chi è che me lo dice? Di età inferiore ai 22 anni? Dai, su. Qualcuno che pensa di sapere cos'è l'effetto serra? Nessuno? Chi l'ha detto? Alza in piedi e spiegacelo. In piedi, sì, caro mio. Momento che siamo. Aspetta, che hai il microfono. Come ti chiami? Solo il nome, il cognome. Frittoli Lorenzo. Sei Lorenzo? Sì. Anche mio figlio si chiama Lorenzo, vai. Bel nome. Bellissimo nome. Questo è amico Bari. Praticamente, cioè non lo so in realtà bene, però so che tipo è come la serra, cioè entra il caldo, tipo era giù visto, robe qua. Cioè, allora, tipo c'è l'atmosfera. No, aspetta, c'è l'atmosfera. Che è come... è come se fosse una serra, in pratica. E quindi c'è il sole che entra e rende più caldo... Il riscaldamento globale. Cioè, più o meno, cioè non so come spiegarlo, però... Lasciamo perdere. Grazie, Lorenzo. Un applauso a Lorenzo, di incoraggiamento. Allora ve lo spiego io, guarda, facciamo così, che facciamo prima. Mi sono sicuro che lo sapete, però io ve lo ricordo un attimo. Allora, come diceva Lorenzo, il motore del clima è il sole. E l'atmosfera è un po' come una serra. L'atmosfera è sostanzialmente trasparente ai raggi solari, ne assorbe solo una minima parte, 10-15%. Questo è il motivo per cui se oggi andate fuori e guardate il sole vi accecate, perché l'atmosfera non assorbe o non riflette e non riflette la radiazione solare. Questa radiazione arriva sulla Terra e la riscalda. Tutti i corpi, la Terra, voi, io, questa sedia, questo microfono e così via, ad una certa temperatura emettiamo delle radiazioni che si chiamano radiazioni infrarosse. Sono radiazioni che hanno una lunghezza d'onda più lunga di quelle visibili. Sono radiazioni che non si vedono all'occhio nudo. Le vede solamente, per dirne una, Predator. Se avete visto il film Predator, chi l'ha visto? Predator aveva la vista a raggi infrarossi, giusto? Lui vedeva gli uomini perché gli uomini sono più caldi, più un corpo è caldo, più emette radiazione infrarossa,
perché questo consente a quel corpo di raffreddarsi, altrimenti sarebbe lì a riscaldarsi tutto il tempo. Se non ci fosse l'atmosfera, questa radiazione fuggirebbe nello spazio e la temperatura della Terra sarebbe circa 30 gradi più bassa di quello che è oggi. Quindi non particolarmente piacevole. Però esiste un'atmosfera e questa atmosfera ha una serie di gas che si chiamano gas serra, e questi sono i più importanti. H2O è il vapore d'acqua, CO2 è l'anidride carbonica, avete sentito parlare tutti di anidride carbonica, quando noi respiriamo emettiamo anidride carbonica, quando si brucia qualcosa si produce anidride carbonica. Quindi quando andate in giro con i vostri motorini producete anidride carbonica, quando i vostri genitori usano la macchina producono anidride carbonica. Un altro gas è l'ozono, anche l'ozono è un gas serra. L'altro che ci interessa molto è il metano. Il metano viene prodotto sostanzialmente da tanti processi biologici, ma per quello che interessa a noi è sostanzialmente un prodotto della digestione. Tutti quanti emettiamo metano. Alcuni animali emettono tanto metano, molto di questo metano viene emesso da allevamenti intensivi. Allora, questi gas hanno la proprietà di assorbire la radiazione infrarossa emessa dalla superficie, va bene? Non la radiazione solare, ma la radiazione infrarossa, e come tutti i gas in equilibrio, anche loro si devono raffreddare, quindi la riemettono, però in tutte le direzioni. Un po' di questa radiazione la riemettono verso lo spazio e un'altra metà la riemettono verso la superficie, non altra metà, un'altra frazione la riemettono verso la superficie. In questo modo riscaldano la superficie della Terra, che scambia calore con l'atmosfera e mantiene l'atmosfera a temperature relativamente piacevoli, diciamo così. Va bene? Questo è l'effetto serra. È chiaro a tutti? Quindi riguarda i raggi infrarossi, non il sole, come diceva Lorenzo. Va bene? Il problema, questo va detto che non è una scoperta degli ultimi anni, è una cosa che si sa da più di 100 anni, c'era questo grande chimico che già aveva scoperto, conosceva bene questo effetto. Il problema qual è? È questo qui. Allora, queste sono delle misure di anidride carbonica in atmosfera prese da un famosissimo scienziato che si chiamava Charles Keeling, si chiamava perché è morto qualche anno fa, e lui aveva una stazione meteo di rilevamento della composizione atmosferica in cima a questa montagna, che è una montagna che si chiama Mauna Loa e si trova in una delle isole delle Hawaii. Qualcuno di voi è mai stato alle Hawaii? Probabilmente no, perché non sono facilmente raggiungibili. Se casomai ci andaste, potete andare a visitare questo laboratorio, che è molto interessante. Lui, perché lo ha messo sulle Hawaii? Perché le Hawaii sono nel mezzo del Pacifico, quindi dovrebbe essere l'atmosfera più pulita che c'è sul pianeta. Voleva misurare la concentrazione, la composizione chimica dell'atmosfera pulita, diciamo, non vicino alle città e così via. Cominciò le sue misure negli anni 50 e arrivati più o meno agli anni 70-80 si rese conto che la quantità di questa anidride carbonica stava aumentando. Queste oscillazioni che vedete sono l'andamento stagionale legato alla crescita delle piante nell'emisfero boreale, perché l'anidride carbonica viene usata nella fotosintesi, quindi d'estate. Nell'emisfero boreale ci sono molte piante che crescono, la CO2 va un po' giù e poi d'inverno torna un po' su. Comunque, lui si rese conto che la quantità di CO2 stava aumentando e già dagli anni 70, già dagli anni 80, lui e il suo team lanciarono un primo, allarme. Non proprio l'allarme, ci dice guardate, la CO2 sta aumentando, non sappiamo bene perché, però la CO2 è un gas serra, se aumenta la CO2 in atmosfera, aumenta l'effetto serra, se aumenta l'effetto serra ci dovrebbe essere un riscaldamento globale e questo poi influenza tutto il clima
della Terra. E la CO2 è continuata ad aumentare, i valori preindustriali sono circa 280 parti per milione, li vedete quassù, questi sono gli ultimi 10.000 anni, si può ricostruire anche la CO2, vedete negli ultimi 10.000 anni è stata attorno ai 280 parti per milione e poi boom, va fuori scala fino, il valore di quest'anno era 412, 412 meno 280 diviso 280 significa un aumento in 100 anni del 45%, questa roba qui, questa è una cosa che la Terra in tutta la sua storia, almeno negli ultimi 3 milioni di anni, non ha mai visto. Va bene? Quindi già questa figura qui da sola ci dovrebbe cominciare a mettere un po' di ansia dentro. Mi dispiace che io parlo di ansia, ma insomma l'ansia climatica bene o male c'è. Il metano sta facendo la stessa cosa. Vedete, il metano negli ultimi 10.000 anni, CH4, ricordate il metano, è rimasto più o meno costante e poi boom. Il metano addirittura è passato da 750 parti per miliardo, parti per milione significa che c'è una molecola di CO2 per ogni milione di molecole di atmosfera. Parti per miliardo, una molecola di metano per ogni miliardo di molecole di atmosfera. Quindi ce n'è poco, ma hanno un grande effetto. Vedete che anche in questo caso, dall'inizio dell'era industriale, è più che raddoppiato il metano, addirittura aumentato molto più che non l'anidride carbonica. Perché oggi sappiamo con assoluta certezza che l'aumento di anidride carbonica non è un fenomeno naturale, ma un fenomeno dovuto sostanzialmente all'uso di combustibili fossili. Sapete tutti che sono i combustibili fossili? Petrolio, carbone e gas naturale. Quindi quando bruciate questi combustibili per industrie, per riscaldare case, auto e così via, producete anidride carbonica, il metano viene soprattutto prodotto da allevamenti intensivi. Qui faccio in genere la domanda, quanti vegetariani in questa classe? Più della media, 4 su, non so, forse un centinaio, siete più della media, in genere ce n'è uno su 500, incluso me. Ok, quindi oggi sappiamo che questi aumenti sono dovuti a attività umane o antropiche. La parola antropica significa attività umane. Questo lo saltiamo. Allora, se aumentano i gas serra, poi questo aumento dei gas serra, questo riscaldamento produce degli effetti che noi chiamiamo di retroazione che tendono a far amplificare il riscaldamento. Un tipico effetto di retroazione è lo scioglimento dei ghiacci. Se voi aumentate la temperatura sciogliete il ghiaccio, giusto? Perché il ghiaccio è bianco? C'è qualcuno che lo sa, a parte Lorenzo? Lorenzo non lo facciamo parlare più. Va bene. C'è qualcuno che sa perché il ghiaccio è bianco? La neve è bianca? Perché riflette praticamente tutta la luce solare. Riflette tutto lo spettro. Tipo l'80% della luce solare, per questo che è bianco. Se vuoi sciogliere il ghiaccio e sotto c'è la Terra è più scura, quindi assorbe più radiazione solare, quindi il riscaldamento fa sciogliere il ghiaccio che libera una superficie più scura, che assorbe più luce solare, si riscalda, scioglie il ghiaccio, si libera ancora più superficie scura e così via. E questo innesca un processo che si autoalimenta e amplifica il riscaldamento. Questa è la ragione per cui l'Artico, come sapete, si sta riscaldando al doppio della media globale. Lo sapete questo, no? L'Artico sta scomparendo i ghiacci perché si sta riscaldando molto, molto velocemente. Perché i ghiacci lo mantengono freddo con questo effetto di riflessione della luce solare. Allora, se aumenta la quantità di gas serra, dovremmo vedere un riscaldamento. Questo riscaldamento effettivamente c'è. Quello che vedete qua è un andamento delle temperature globali dal 1850 fino ad oggi.
Allora, come si misurano queste temperature globali? Pensate che ci sia un termometro che si mette sulla Terra e ci dice questa è la temperatura della Terra? No, non c'è un termometro così grande che prende la temperatura della Terra. Si misurano mettendo insieme dati da tante stazioni meteo, decine di migliaia di stazioni meteo, a Trieste ce ne sono un paio, a Pordenone, a Udine e così via, che misurano la temperatura in quel posto, tu metti insieme tutti questi dati e hai una stima della temperatura globale. Questa viene fatta da vari laboratori, quindi i valori non sono tutti uguali perché come si mettono insieme questi dati, ogni laboratorio lo fa in una maniera un pochino diversa, ma tutti questi dati ci dicono che dall'inizio del secolo scorso la temperatura globale è aumentata di poco più di un grado. Va bene? Questo è l'ultimo valore ufficiale, 1,1 gradi. La cosa importante da ricordarvi è questa, vedete che la temperatura non è che va sempre su, non è che ogni anno è più caldo dell'anno precedente. Vedete che ci sono tutte queste piccole oscillazioni, per cui può benissimo darsi che l'anno prossimo non sarà più caldo di quest'anno. Perché? Perché il sistema climatico è un sistema molto complicato che ha una sua variabilità interna. E per esempio ha dei processi tipo El Niño, avete mai sentito parlare di El Niño? Qualcuno di voi? No, ecco, lei non ha mai sentito. Allora, El Niño, non guardate molti telegiornali, quando vedo. El Niño è un fenomeno interno al sistema climatico, quando El Niño è nella fase positiva, gran parte delle acque del Pacifico sono calde. Siccome il Pacifico occupa gran parte della superficie, le temperature globali sono relativamente alte. Per esempio, questo punto qui, dove vedete come è andato su, era l'El Niño del 98, c'è stato un grande El Niño. Poi c'è la sorellina buona di El Niño, che si chiama La Niña, dove al contrario, gran parte del Pacifico è relativamente fresco e quindi questa curva va giù. E quindi sono tutte queste piccole oscillazioni dovute a questo fenomeno di El Niño, ma la cosa importante è questa, che se un anno non è più caldo dell'anno prima, se a Udine o a Pordenone le temperature non sono più calde dell'anno prima, non vuol dire che il riscaldamento globale si è fermato, come leggete su alcuna stampa. Vuol dire semplicemente che nell'ambito di questa variabilità naturale siamo in una di queste piccole oscillazioni. Quando si parla di clima, si parla di trend a lungo termine, su decine di anni, va bene? E se uno guarda questi trend a lungo termine, il riscaldamento è assolutamente evidente. Tutti d'accordo su questo? Sicuro? C'è qualcuno che obietta? Neanche Lorenzo, questo è buono. Questo è quello che sta succedendo in Italia. Sono le temperature, l'andamento delle temperature in Italia, ops, dal 1800 fino ai giorni nostri, sono dati del CNR, che fanno vedere come in Italia dall'inizio del secolo, diciamo da qui ad oggi, queste sono anomalie di temperatura, vedete che andiamo da meno 1 a più 1. Quindi di quanto si è riscaldato il territorio italiano negli ultimi 120 anni, se andiamo da meno 1 a più 1, si è riscaldato di 2 gradi. E il globo di quanto si è riscaldato nello stesso periodo? Di 1 grado. Quindi l'Italia, come tutta l'area del Mediterraneo, si sta riscaldando ad un ritmo più veloce della media globale. Il Mediterraneo è una di quelle zone che noi chiamiamo zone calde, cioè che sono particolarmente sensibili al riscaldamento globale. Quindi questo dovrebbe farci riflettere ancora un po' di più. Ci sono comunque altre evidenze del riscaldamento globale. Lo scioglimento dei ghiacciai, vuoi andare in montagna, sono sicuro. Vabbè, sei troppo giovane, ma i vostri genitori, magari qualche insegnante, si sarà reso conto che tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione.
questi sono proprio dati di monitoraggio, e praticamente in tutto il mondo i ghiacciai si stanno, sono in fase di recessione, ovviamente si sciolgono perché le temperature sono più alte, la calotta artica si sta sciogliendo, come vi ho detto l'anno scorso abbiamo raggiunto il minimo storico, sicuramente avrete visto o magari farete dei disegnini di orsi polari che dimagriscono e così via, comunque un'altra evidenza del riscaldamento globale. Un'altra cosa di cui non si parla tanto è che ci sono alcune zone dell'Antartide che si stanno letteralmente sgretolando. Quello che succede nell'Artico è che il ghiaccio si scioglie, ma l'Antartide è molto più freddo, quindi non è che si scioglie il ghiaccio del Polo Sud, perché lì le temperature sono meno 30 gradi, però esistono alcune zone costiere dell'Antartide, questa sono le enormi lingue di ghiaccio che si protendono dal continente verso il mare, il riscaldamento delle acque tende a indebolire queste lingue di ghiaccio e piano piano se ne stanno diciamo sgretolando degli enormi pezzi. Per esempio questo è un fenomeno che è successo nel 2002, quando tutta quest'area, questi sono dati da satellite, 31 gennaio, 17 febbraio, 23 febbraio, 5 marzo, quindi un mese, nel giro di un mese tutta quest'area si è praticamente sgretolata. E questi sono centinaia di chilometri, è come se tutto il Friuli Venezia Giulia si sgretolasse, va bene, e si riversasse in mare. Un altro pezzo come questo è successo nel 2010, un altro nel 2018 e così via. Anche l'Antartide sta perdendo massa. I ghiacciai perdono massa, l'Antartide perde massa, tutta quest'acqua va nel mare, il livello del mare sta salendo. Negli ultimi 120 anni è salito a livello globale di circa 26 centimetri. Questi sono i dati di Trieste, anche a Trieste più o meno siamo in linea con la media globale. Perché è importante l'innalzamento del livello del mare? Perché innalzandosi il livello del mare danneggia le zone costiere, in particolare danneggia le città costiere. Uno dei problemi dell'alluvione di Venezia, l'acqua alta di Venezia, è stata che c'erano 26 centimetri in più e quindi diciamo l'acqua alta al posto di essere 150 è stata 180 ed è entrata dentro la Basilica di San Marco, per dirne una. Ma pensate ad un caso estremo, se si dovesse innalzare il mare di un metro, vedremo che la cosa è possibile, anche Trieste sarebbe severamente danneggiata a grado, e voi chiedetevi, tutti i triestini dove vanno? Andranno a Udine, andranno a Pordenone, questo causerà delle guerre civili di inaudita violenza, e quindi speriamo che non succeda, dovrebbe essere uno dei motivi per evitare i cambiamenti climatici. Detto questo, tutte queste evidenze, va bene? Le temperature, i ghiacci che si sciolgono, il livello del mare che sale, l'Antartide e così via, fanno dire alla comunità scientifica, qui rappresentata dal nostro presidente del PCC, scusa il nome con l'influenza, Anna Pirani, che il riscaldamento globale è inequivocabile. Sapete il significato di questa parola? No. Chi ha detto no? Inequivocabile significa che siamo sicuri al 100% come comunità scientifica che il clima globale si sta riscaldando. Va bene? Se sentite da qualche parte che questo non è vero, o è ignoranza bieca o è malafede, va bene? Perché questa è una cosa su cui siamo assolutamente sicuri. Un altro problema è sulle cause di questo riscaldamento. I gas serra aumentano, ci sono questi effetti di retroazione, le temperature aumentano, ma il fatto che tutte e due le cose aumentano non significa che automaticamente una generi l'altra. Adesso questo è un tema molto più complesso, quindi non sto qui a spiegarvelo, però ci sono centinaia di studi che hanno dimostrato che l'unico modo per spiegare questo riscaldamento dalla metà del XX secolo
è con l'aumento dei gas serra di origine antropica. Anche su questo la comunità scientifica è praticamente concorde, che ne dica alcuna stampa. Quindi sappiamo che i gas serra stanno aumentando per cause antropiche, temperature stanno aumentando a causa dell'aumento dei gas serra, e vediamo come questo si innesta in quello che sarebbe dovuto succedere naturalmente. Questo vi farà capire quanto particolare è il momento che stiamo vivendo noi dal punto di vista climatico. Allora, io vi ho spiegato che 20.000 anni fa c'è stata l'ultima era glaciale. Questo zero significa oggi. Questi sono gli ultimi 10.000 anni, quindi l'ultimo periodo caldo, che noi chiamiamo Olocene. 20.000 anni fa, più o meno, se mettete altri 10 si arriva qua, le temperature erano più o meno a occhio e croce, io direi qui giù. Va bene? Questo è 20.000 anni fa. Temperature erano sui 4-5 gradi a livello globale più basse di quelle odierne. Le temperature sono andate su in circa 10.000 anni fino a raggiungere il massimo caldo, diciamo così, 10.000 anni fa. Sono state abbastanza stabili per circa 5.000 anni, quando si è sviluppata la cosiddetta civiltà umana, perché le comunità non devono più correre dietro alle nicchie climatiche ottimali, quindi potevano essere più stanziali, hanno fatto le città, agricoltura e così via. E come vi spiegavo, da circa 5.000 anni fa, piano piano staremmo andando verso la prossima era glaciale. E poi succede questo. Che cosa vi sorprende di più di questa curva? Non è tanto il valore di temperatura che abbiamo oggi, magari ecco, 7.000 anni fa nel massimo, in realtà il rosso è la stima media, insomma, volendo forse c'era anche 7.000 anni fa, ma è la velocità di quello che sta succedendo. Questo è in scala, cioè questa roba qui, il nostro pianeta, almeno negli ultimi 10.000 anni, ma in realtà negli ultimi milione di anni almeno, non l'ha mai vista. È un'altra cosa che non ha mai visto. Non ha mai visto la CO2 salire così tanto, non ha mai visto il metano salire così velocemente, non ha mai visto le temperature salire così velocemente. Questa è la cosa più anomala. Va bene, 100 anni dal punto di vista geologico, per la Terra 100 anni è come per noi 10 minuti. Se la vostra temperatura sale va da 37 a 38 in 10 minuti, guardate che voi andate all'ospedale, vuol dire che avete il virus che adesso va in giro. Va bene? Alla Terra sta succedendo la stessa cosa. Poi volevo sfatare un paio di leggende metropolitane che si sentono molto su certa stampa. Prima, il Medioevo era più caldo di oggi. Perché? Perché gli inglesi durante il Medioevo facevano il vino. Tutta la teoria, tutti i dati scientifici di 30 anni di ricerca vengono messi in dubbio. Perché? Perché gli inglesi nel Medioevo facevano il vino. A parte lo fanno anche adesso. Ma c'è stato un progetto internazionale che ha messo insieme una enorme comunità scientifica per ricostruire il clima degli ultimi 2000 anni, quindi 2000 siamo noi qui, 2000 anni fa più o meno, appunto c'era il tempo dei Romani, 1000 anni fa Medioevo è qui. È più alta la temperatura oggi o è più alta la temperatura del Medioevo? A livello globale? Oggi. Quindi per favore, se leggete sui giornali ma nel Medioevo è più caldo, strappate quella pagina del giornale, perché vi dà delle informazioni sbagliate. Questa è l'informazione scientifica più accurata che oggi abbiamo. Un'altra
leggenda è che al tempo dei Romani le temperature fossero più alte. Perché? Dicono così? Perché Annibale, tutti sapete chi era Annibale, ha invaso l'Italia con gli elefanti. E gli elefanti come hanno fatto a superare le Alpi? Se le Alpi c'è il ghiaccio, evidentemente sulle Alpi non c'era il ghiaccio. Quindi Annibale sarebbe la prova che al tempo dei Romani le temperature erano più alte. Quello che non vi dicono è questo. Annibale è venuto con 50.000 uomini, ha iniziato dall'altra parte delle Alpi con 50.000 uomini e 50 elefanti. Sapete quanti elefanti hanno superato le Alpi? Tre. Brava, chi l'ha detto? Bravissima. Su 53, sapete perché gli altri sono morti? Perché cadevano nei crepacci, morivano assiderati, poveracci, non avevano mai visto la neve, e di neve vi assicuro che ce n'era tanta, perché vedete che anche rispetto al tempo dei Romani, oggi abbiamo delle temperature molto più alte. Quindi se vedete un giornale che dice no, al tempo dei Romani, Annibale qua e là, strappate quella pagina, va bene? Incidentalmente di quei 50.000 soldati circa 20.000 morirono nel processo di superare le Alpi. Quindi oggi sappiamo che stiamo vivendo un periodo molto 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 particolare dovuto appunto alle attività umane. Queste attività umane presumibilmente continueranno perché dall'oggi al domani non si useranno più combustibili fossili. Che cosa possiamo aspettarci? Allora, queste sono le proiezioni di cambiamenti climatici fatte usando dei modelli tipo quelli che noi abbiamo qui al centro di fisica, ma che sono in tutti i laboratori del mondo. Si mettono tutti i dati dentro questi modelli climatici e si cerca di capire quali saranno le temperature per la fine del secolo. Va bene? Allora, questa è impossibile predire quali saranno le temperature per la fine del secolo, perché ci sono troppe incognite. Prima fra tutte il fatto che non sappiamo quali saranno le concentrazioni di gas serra per la fine del secolo, perché possono succedere tante cose, può esserci la terza guerra mondiale, si può scoprire una nuova forma di energia, chi lo sa che cosa succederà. Quello che la comunità scientifica fa è di generare dei cosiddetti scenari, fai delle ipotesi. Ipotesi 1, Greta, voi conoscete Greta, sapete che Greta? Diventa imperatrice del mondo. Voi votereste per Greta? Sì, io voterei per Greta, onestamente. Va bene? Greta diventa imperatrice del mondo e dà una bella scoppola a tutti quanti, si smette di usare combustibili fossili e così via, e si riesce a stare entro quello che è stato stabilito nell'accordo di Parigi. Forse avrete sentito parlare del famoso accordo di Parigi, che dice sostanzialmente di limitare l'aumento di temperatura globale al di sotto di 2 gradi rispetto ai valori preindustriali. Di quanto si è già riscaldato il clima? 1. 2 meno 1 fa? Anche i terrapiattisti diranno che 2 meno 1 fa 1. Ci sono terrapiattisti qui? No, almeno quello. Ma non si sa mai, ragazzi. Spuntano dai posti più inaspettati, a dire la verità. Ahia, in streaming devo stare attento a quello che dico. Allora, 2-1 fa 1 vuol dire che abbiamo ancora un grado di riscaldamento globale da giocarci, diciamo così. Questo è lo scenario Greta, o scenario di Parigi, ed è questo qui, quello blu. Quello che vedete qui è l'aumento di temperatura globale rispetto ai valori attuali. Vedete la linea blu in mezzo è la media di 30 modelli e vedete che è sul numero 1. Vedete qui? Questa è la riga 1. Cioè questo che l'IPCC chiama RCP 2.6, che tipo noi un robot o qualcosa eccetera, no, è il nome di uno scenario, RCP 2.6. Vedrete ancora questa sigla, significa più o meno, a occhio e croce, l'accordo di Parigi. Quello che ci preoccupa di più è questo.
Quello che in IPCC si chiama RCP 8.5. A proposito, questo è l'ultimo IPCC del 2013. Nel 2021 questi valori saranno aggiornati. Le prime indicazioni che potrebbero diventare ancora più estremi di questo, ma vedremo, meglio non dare delle... E... che volevo dire? Allora, nel caso RCP 8.5 è il cosiddetto business as usual, cioè Greta non viene eletta imperatrice del mondo, molto probabile, qualcun altro diventa imperatore del mondo e dice bruciamo tutto. Bruciamo tutto il carbone che abbiamo, bruciamo tutto il petrolio che abbiamo, bruciamo tutto il gas naturale che abbiamo, questo è il business as usual. Per la fine del secolo quanti altri gradi di riscaldamento globale ci aspettiamo? Leggete questo grafico. 4. Chi ha detto 4? 4, è giusto. Chi ha detto 4? no, ma lei è una insegnante. No, non vale. 4 gradi, no? Allora, vedete questo puntino qui? Se faccio una riga vado a finire a 4. 4 significa 4 gradi ulteriori di riscaldamento globale entro i prossimi 80 anni. Ragazzi, qui stiamo parlando di roba da... poi ve lo faccio vedere. Comunque, chiamiamo questo il business as usual, va bene? Questi sono i due scenari chiave. Parigi, business as usual. Che cosa porta il riscaldamento globale? Aumento del livello del mare. I modelli ci dicono che potrebbe aumentare di più di un metro. Quindi addio Venezia, addio Trieste, addio tante zone del mondo. Ne abbiamo già parlato. Scioglimento dei ghiacciai. Perché è importante lo scioglimento dei ghiacciai? Non solo perché riversano acqua nel mare, ma perché i ghiacciai sono i nostri maggiori serbatoi di acqua potabile al mondo. Non tanto per l'Italia, perché i ghiacciai alpini non sono così grandi, ma per l'Asia, la Cina, l'India, loro vivono dell'acqua che viene dai ghiacciai dell'Himalaya. Se questi vanno giù hanno meno acqua. Già oggi ci sono miliardi di persone che non hanno abbastanza acqua. Va bene? Quindi problema, l'acqua sarà il bene del XXI secolo, per eccellenza. E poi questo. Abbiamo visto l'aumento di questi eventi catastrofici. Questo fenomeno noi lo chiamiamo intensificazione del ciclo idrologico. Che vuol dire? Un'atmosfera più calda ha più energia. Temperatura vuol dire energia. Maggiore la temperatura, maggiore l'energia. Un'atmosfera più calda può anche contenere più vapor d'acqua. Per una legge che non so se si studia in liceo artistico, che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, se un'atmosfera, se un gas è più caldo, può contenere più vapor d'acqua. Quindi se ho più energia e più vapor d'acqua, quando piove? Piove di più o di meno? Se io ho più energia, più vapor d'acqua, insegnanti non parlate, quando piove? Piove di più o di meno? Pioverà di più, giusto? E questo è quello che sta succedendo. Quando piove, tende a piovere più intensamente. Praticamente ormai ogni volta che piove sentite parlare di danni, alluvioni, questo e quell'altro. Va bene? Al tempo stesso, i modelli ci dicono che occorre più tempo per raggiungere l'innesco della pioggia, cioè che si allungano i periodi secchi fra un evento piovoso e l'altro. Questo significa che, cioè che piove meno frequentemente, ma quando piove, piove più intensamente. Questo è il fenomeno che noi chiamiamo intensificazione del ciclo idrologico. Che vuol dire? Vuol dire che aumenta sia il rischio di eventi alluvionali, sia il rischio di eventi siccitosi. Succede quello che sta succedendo adesso. A novembre abbiamo avuto botte di pioggia pazzesche, sono 2 mesi che non piove più. Va bene? C'è questo alternarsi di eventi molto secchi ed eventi molto piovosi, ma con una piovosità molto molto intensa. L'altra cosa di cui abbiamo parlato è che esistono delle zone, appunto, che si chiamano zone calde più sensibili, il Mediterraneo è uno, però molte di queste zone si trovano in aree tropicali, dove già oggi ci sono
paesi poveri, quindi più vulnerabili, e questo dovrebbe aumentare il potenziale di queste migrazioni di massa, quelli che vengono chiamati rifugiati climatici. Molti pensano che questo stia già avvenendo adesso, per esempio tutta la zona della Siria, sono anni che è uno stato di siccità e molti pensano che questo stia alimentando le tensioni geopolitiche di quell'area e le migrazioni che provengono da quell'area. Ma poi il clima influenza mille altre cose, adesso non abbiamo tempo di andare nel dettaglio. Quanto ho ancora? 20 minuti? Però ovviamente il clima influenza la salute, abbiamo fatto degli studi in cui aumentano per esempio i pollini, non so quanti di voi sono sensibili ai pollini, lo stress termico, influenza la biodiversità, ci sono molte specie che sono estinte, specie di piccoli animali per ora che si sono estinte, la cui estinzione è stata attribuita ai cambiamenti climatici. Perché si estinguono? Queste specie vivono in un habitat climatico, se il clima cambia loro lo seguono finché è così caldo che non ce la fanno più, si estinguono, più o meno come i tristini. E poi l'inquinamento. L'inquinamento è un grandissimo problema, tra l'altro un problema molto importante in Italia. In questi giorni sapete che quasi tutte le città italiane stanno sforando, non so Udine, ma Trieste a Bora, quindi è un po' meglio, ma stanno sforando questi famosi PM10, particolato 10, 2.5 e così via. L'inquinamento oggi già causa, qui vedete 4-5 milioni di persone morti all'anno, alcuni dicono 7-8 milioni di morti all'anno, in Italia sono almeno 40.000 morti premature all'anno. L'inquinamento oggi è la terza causa di morte prematura dopo tumori e problemi cardiovascolari. Se voi siete in un clima più secco, quindi con meno pioggia, cosa che ci aspettiamo per esempio nel Mediterraneo, ovviamente il problema dell'inquinamento diventa più grave, perché saremo sempre più o meno nelle condizioni che stanno avvenendo adesso. Ecco, volevo far vedere questo, questa in genere è una chicca che io faccio sempre vedere, per darvi un'idea di che cosa vuol dire questo RCP 8.5. Questa è una, diciamo, piccola animazione che sarà fatta da una nostra collega. Ci siamo divertiti a fare questo gioco. Allora, voi prendete una città. Udine, per esempio, Trieste, mi dispiace, Pordenone non c'è, la prossima volta ci mettiamo anche Pordenone. Oggi ha un certo clima, una certa temperatura, una certa piovosità, giusto? Alla fine del secolo ne avrà un'altra. La temperatura andrà su, tutta l'area del Mediterraneo, ci aspettiamo che la piovosità dovrebbe diminuire, infatti sta diminuendo, tranne per questi eventi, le famose bombe d'acqua. Quindi ci siamo andati a chiedere qual è la città oggi che ha il clima più simile a quello delle città del futuro, fra 80 anni. È chiaro a tutti sta cosa? Prendete Londra, se ci aggiungete 5 gradi di riscaldamento e magari un po' meno di precipitazione, il clima di Londra fra 80 anni sarà, non so, si dice come il clima di Barcellona oggi, che magari ai londinesi gli va anche bene. Però vediamo che succede alle nostre città, va bene? Allora, vediamo che succede alle città del nord. 3, 2, 1, boom. Puff. Udine, dove è andata a finire? Enna. Sapete dove è Enna? Nel cuore della Sicilia. Uno dei posti più caldi e aridi che si trovino in Italia. Bellissimo. È veramente una città carina, ma molto arida, molto calda. Trieste è andata a finire a Catania, stessa cosa. Va bene? Genova è andata a finire a Palermo, Firenze, Reggio Calabria e così via. Cioè, praticamente il clima del nord Italia sarà molto simile a quello che oggi è il clima nel sud più sud che c'è in Italia. Questo per le città del nord. Vediamo che succede nelle città del centro. C'è qualcuno che viene per dire a Firenze, Bologna?
Tutti i triestini, Ferrara, ecco, la signora viene a Ferrara, 3, 2, 1, boom! Ai, 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 ai. Vabbè, magari a lei le piace Tunisi, però insomma, magari ai veneziani il clima di Tunisi non è che gli va giù tanto. Vedete che le città del centro Italia vanno a finire nel nord Africa. Cioè il clima che oggi c'è in nord Africa, clima molto diverso da quello che abbiamo qui, sarà il clima del futuro in queste città. In particolare notare Pescara, io sono abruzzese, aquilano, quindi Pescara e Aquila va a finire ancora in Italia, Pescara va a finire in Nord Africa. Potete immaginare quello che succede alle città del centro-sud. 3, 2, 1, boom. E ne vanno tutti a finire nel deserto. Quindi vedete cosa vuol dire? Non è solo 4 gradi, che bello, fa un po' più caldo. Significa che il clima in cui crescerete voi, più che voi, i vostri figli, perché credetemi avrete tutti quanti probabilmente dei figli, vivranno in un clima simile a questo qui. Questo è il clima da cui oggi arrivano i migranti. Quindi prima di parlare di migranti, magari pensiamo a chi potranno essere i migranti del futuro, va bene? Comunque questo vi dà un'idea di quello che potrebbe succedere. Ma ve ne do un'altra, che è ancora più spettacolare. Questo l'abbiamo già visto. Sistema Terra, bellissimo, l'oceano. Vedete come sono stabili le temperature? Arriviamo ai giorni nostri, questo l'abbiamo già visto. Già questo è molto, molto, molto anomalo, giusto? Greta viene eletta imperatrice del mondo, eccetera, eccetera, decarbonizzazione del sistema energetico, succede questo. Già questo. RCP 2.6, l'accordo di Parigi che tutti dicono ci salverà tutti, è una cosa molto anomala. Guardate qui. Tutto bello, piatto. Pensate alla temperatura del vostro corpo. È normale, no? Non è che varia tanto da un momento all'altro, da un giorno all'altro. All'improvviso comincia ad andare su e già vi preoccupate. Ma poi va a finire qui, fuori scala. Insomma, a questo punto veramente vi preoccupate. Magari questo è il virus cinese. Va bene? Ma supponete che Greta non venga eletta. Venga eletto qualcun altro imperatore del mondo. Boom! Questo è quello che succede. Se la temperatura del vostro corpo fa questa roba qui, io non so dove state. Va bene? Per la Terra è la stessa cosa. E poi la Terra non è che muore, perché la Terra in passato ha avuto delle crisi, meteoriti, vulcani, anche peggiori, ma mai così veloci, ma soprattutto chi potrebbe non sopravvivere non è il pianeta, ma siamo noi e la società come oggi noi la conosciamo. Pensate il clima, sai, vivere in un pianeta diverso, quindi tutti quanti ci dobbiamo cominciare a spostare per andare da qualche altra parte dove si vive meglio, ci saranno dei paesi dove pioverà di più e quindi vi venderanno l'acqua, non vi andrà più il gas o il petrolio, senza petrolio si vive, senza acqua non si vive. Va bene? Pensate a questo tipo di mondo, in un'economia che basta una barzelletta detta da qualcuno e lo spread sale di 20 punti, ditemi se questa economia potrà sopravvivere a qualcosa di questo genere. Va bene? Queste sono le brutte notizie. Adesso passiamo a quelle un po' migliori. Che cosa possiamo fare per evitare che si raggiunga questa febbre che ci porterebbe tutti all'ospedale e qualcuno magari anche più in là? La buona notizia è che effettivamente, anche se Greta non viene eletta imperatrice del mondo, potremmo riuscire a fermare questo processo entro limiti che sono gestibili. Va bene? Tutto il dibattito di queste famose negoziazioni, Parigi, eccetera, può essere riassunto in questa frase qui. Gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile. Che significa? Significa che il riscaldamento globale continuerà, perché non è che dall'oggi al domani, anche se Greta viene eletta imperatrice del mondo, non si usa più il petrolio, non si usa più il carbone. Una qualsiasi decarbonizzazione del sistema energetico richiede un po' di tempo. Abbiamo detto del 2050, no? Quindi
aumenteranno le temperature, aumenteranno gli eventi estremi, aumenterà il livello del mare, i ghiacciai continueranno a sciogliersi. L'umanità dovrà adattarsi a questo con delle politiche. Aumenta il livello del mare, il morso deve essere un po' più alto. In Olanda già stanno facendo delle barriere costiere più alte. A Londra già stanno alzando gli argini del Tamigi, aspettandosi delle piene più importanti. Questo si chiama adattamento. Quando sentite adattamento, significa adattarsi a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulla tua comunità. Va bene? E poi mitigazione, cioè evitare che si superino questi due famosi 2 gradi rispetto ai valori preindustriali. Allora, per limitare questo, bisogna contenere l'aumento di anidride carbonica in atmosfera entro le 450 parti per milione, più o meno. Siamo a 412, non è che siamo lontanissimi, va bene? Però è una cosa che è possibile fare. Per non superare questa soglia bisogna diminuire le emissioni di gas serra. In particolare, per stare entro i famosi 2 gradi, bisogna che già entro quest'anno le emissioni di gas serra non aumentino più, e poi vi faccio vedere quello che stanno facendo, ma entro il 2050, ricordatevi la vostra missione, dovranno diminuire dal 75 all'80% rispetto ai valori attuali. Oggi circa l'80% dell'energia mondiale viene prodotta da combustibili fossili. Bene? Quindi si tratta di una massiva riduzione di questi combustibili. Andiamo a vedere se è possibile. Questo è l'andamento delle emissioni, purtroppo stanno ancora crescendo, però adesso non so quale sia l'ultimo dato del 2018-2019, qui arriviamo al 2017, qualche segno di appiattimento c'è. Il problema qual è? Che non basta che sia l'Italia a diminuire le emissioni, non basta che sia l'Europa, non basta che siano gli Stati Uniti, non basta che sia la Cina, non basta che sia l'India. Tutti i paesi del mondo devono diminuire le emissioni. In questo momento il più grande emettitore è la Cina. Vedete questa curva rossa. La cosa buona di questa curva rossa è che, vedete, si sta appiattendo. In Cina, in realtà la Cina è anche il paese che oggi sta implementando le politiche più vigorose per la riduzione delle emissioni. Anche perché loro hanno un problema di inquinamento pazzesco e quindi stanno cercando di pulire la loro atmosfera. In Cina, io sono stato a Pechino qualche mese fa, tutti gli autobus sono elettrici, la maggior parte degli scooter sono elettrici. Quasi tutte le macchine sono macchine ibride, cioè quando loro ci si mettono, ci si mettono. Ops, scusate. Questa è l'Europa, dove è l'Europa? European Union, questa gialla, verdognola, vedete che in Europa le emissioni stanno diminuendo. L'Europa in questo senso è abbastanza virtuosa. Ma la cosa interessante è che stanno diminuendo anche negli Stati Uniti, nonostante l'oppositore di Greta. Perché? E questo lo vedremo. Perché oggi quella che noi chiamiamo green economy, economia pulita basata sulle rinnovabili, anche dal punto di vista economico, è diventata più conveniente dell'economia che si basa sul fossile. Va bene? Il problema sono paesi come l'India, e il resto del mondo. Il resto del mondo significa Sud America, soprattutto Africa. Questi paesi prima o poi avranno un grandissimo sviluppo. Quindi è fondamentale che questo sviluppo non avvenga con l'uso di energie inquinanti, ma avvenga con l'uso della cosiddetta green economy. Sono molte persone che stanno pensando a quali meccanismi mettere in piedi per far sì che questo avvenga. Detto questo, quali sono le maggiori cose da fare, le maggiori che magari potreste mettere nelle vostre illustrazioni? Primo, efficienza energetica. Oggi al mondo noi sprechiamo circa il 60% dell'energia prodotta.
Questi sono dati delle compagnie petrolifere. Bene, questo è un dato che io ho preso da una presentazione dell'amministratore delegato della British Petroleum, che non è sicuramente un ministro dell'ambiente. Va bene? Prima slide, oggi sprechiamo il 60%, se andate su internet vedete che questo 60% è salito al 65%. Questa è una cosa pazzesca, assurda, che noi oggi sprechiamo così tanta energia a livello di produzione, di trasporto e di uso. Uno dei motivi per cui sprechiamo tutta questa energia è che usiamo motori termici basati sui fossili. I motori termici sono molto meno, efficienti, scusate il raffreddore, sono molto meno efficienti dei motori elettrici, molto meno. Quindi se noi elettrificassimo la nostra vita e passassimo a molte più cose elettriche, già solamente facendo quello ci sarebbe un grandissimo aumento di efficienza energetica, ma poi coibentazione delle case, riscaldamento, macchine più efficienti, industrie più efficienti, riduzione dei voli in aereo. Io non dico che la gente non debba più volare, ma i voli in aereo sono quelli che emettono probabilmente per unità di chilometro emettono più CO2. Tanta gente ha bisogno di volare per lavoro, anche per turismo, va benissimo, ma chi va a fare lo shopping a New York durante il weekend perché ha trovato un biglietto da 30 euro, onestamente ragazzi, state uccidendo il pianeta per fare questo tipo di cose, va bene? Quindi cerchiamo di un uso più razionale delle risorse del pianeta. Quindi primo, efficienza energetica. Secondo, passaggio alle rinnovabili. Allora, la critica principale che sentite è sì, ma come si fa a illuminare New York con il solare, con l'eolico, eccetera. Questa è una delle grandi balle del secolo. Allora, io ho parlato con molti esperti dell'Enel, come sapete, senza fare pubblicità all'Enel, ma l'Enel sta dismettendo tutte le proprie centrali termiche ed è passata completamente alle rinnovabili. Oggi loro mi dicono che già oggi, con le tecnologie che abbiamo a nostra disposizione, potremmo fornire tutta l'energia necessaria al mondo per andare avanti. Quindi questo già oggi è possibile. Ma economicamente vale la pena di farlo? Allora, bisognerebbe piantare per controbilanciare l'aumento di gas serra, è uscito fuori 1.000 miliardi di alberi. Uno studio fatto in... e io sono qui. Tempo. Funziona. Abbiamo tempo per 3 domande, se ci sono. Le altre magari ve le scrivete su un foglio e poi ce le passate e risponderemo. Ecco, c'è già. Domanda numero 1. Ok. Crede che personaggi pubblici come anche Greta Thunberg possano spingere le persone ad una maggiore conoscenza di ciò che avviene a livello climatico oggigiorno, oppure spingono solamente un'isteria di massa che non produce nulla, non è producente e che fa rimanere intatta la disinformazione generale riguardo l'argomento? Allora, nello specifico di Greta, io penso che stia facendo una cosa fantastica, una cosa pazzesca, perché per la prima volta, insomma, alla fine una ragazzina, questa qui, è riuscita a smuovere milioni e milioni di persone. E se voi analizzate quello che lei dice, non è che dica niente che possa causare isterie di massa. Lei dice semplicemente ascoltate la scienza. Bene, perché la scienza questo problema lo conosce bene, conosce anche la soluzione. Ed è la politica che non vuole sentire queste soluzioni perché non sono comode per alcune fasce dell'economia che sono però molto potenti. Quindi in generale io penso, allora Greta in particolare, io sono un grande supporto, ma in generale io penso che sia importante che personaggi pubblici parlino di questo. Leonardo DiCaprio, so che chi altro c'è, che George Clooney, ogni tanto qualcuno si fa, chi? Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston, Brad Pitt, futuro passato e futuro Maria. Cioè, questo è molto importante. Versace, per esempio, ho sentito ultimamente. Cioè, dare questo messaggio che non è da sfigati, mettiamola così, essere ambientalisti, che è un po' il pensiero che c'è in Italia, no? Ambientalista, oh mamma mia, eccetera. Invece non è così, il mondo sta cambiando. Oggi è una cosa molto trendy essere ambientalisti, ma non perché uno lo faccia per la moda, perché questo veramente, il mondo sta cambiando, ormai si va in quella direzione lì. Per fortuna, ma penso sia molto importante che anche dei personaggi pubblici mandino questi messaggi, perché questi sono messaggi, se li mando io mi sentono 100 persone, magari qualcuno in streaming. Se lo dice, non so, Chiara Ferragni, è tutta un'altra cosa, non so se mi sono spiegato. Quindi secondo me è molto importante che anche questi personaggi in qualche modo si schierino, aiutano nella comunicazione, perché non dicano cose fuori da questo mondo, ma non mi sembra che questo succeda. E secondo alcuni scienziati russi sarebbe prevista una nuova glaciazione entro breve tempo. Lei lo conferma o lo smentisce? Allora, per quello che ne so io, non so qual è la teoria degli scienziati russi, vi ho fatto vedere, noi stiamo andando piano piano verso la prossima glaciazione, ma non entro pochi anni. Come vi ho detto, si parla di decine di migliaia di anni e questo è l'andamento naturale. Non so loro su che basano la loro teoria. Non l'ho mai sentita, non mi sembra che sia sulla letteratura scientifica, diciamo, ufficiale quantomeno. Sicuramente non sembra che stiamo andando verso la prossima glaciazione. Non mi preoccuperei della glaciazione. Smentisco, mettiamola così. Ultima domanda, se c'è una domanda. Comunque voi avete, allora chiudiamola qui, ma voi avete veramente fare delle buone grafiche, delle buone, può aiutare veramente tanto. Quindi Rita e Susanna hanno avuto veramente un'idea, devo dire, geniale. Quindi aiutateci con questo. Ah, c'è un ragazzo lì. L'arte anche si deve schierare, eh? Perché no? Ultimamente nei social, per esempio su Instagram, gira spesso una foto in cui viene fatta in cui c'è la foto di come la Terra adesso e si dice che nel 2050 avrà un colore giallognolo e c'è appunto l'immagine della Terra che ha appunto questo colore un po' giallognolo e c'è. Conferma o smentisce questa ipotesi che succeda? Direi che sembra strana come domanda, ma è che... No, lo capisco. Purtroppo su internet girano tante cose strane. E io non sono su nessun social, fortunatamente. E direi che adesso, non so come siano venuti fuori con la Terra giallognola, ma mi sento di smentire anche questo. Cioè, vista dallo spazio, più o meno... Il colore rimarrà quello, però le coste saranno diverse, le zone con gli alberi e senza alberi saranno diverse, le città saranno in tutti i posti diversi, sarà un pianeta diverso, ma più o meno il colore sarà lo stesso. Bene, va bene, un'ultima domanda dalla professoressa. Senti, io poi vado via. Abbiamo presente anche una classe di design moda e lei accennava, abbiamo sentito Chiara Ferragni, abbiamo sentito mantenete i capi. Sappiamo che abbiamo una moda etica e una moda ecosostenibile. Quanto la filiera tessile abbigliamento incide e quanto potrebbe e quindi i futuri, speriamo, lavoratori di questa filiera possono iniziare già da adesso a veicolare? Onestamente non le saprei dire nello specifico di quanto
quanta CO2 o che tipo, onestamente non lo so questo. Però è secondo me anche la moda può aiutare ad uscire fuori da questa mentalità dello spreco. Noi sprechiamo tutto, sprechiamo energia, sprechiamo cibo, sprechiamo emozioni, sprechiamo tempo. Secondo me dobbiamo tornare, anche con la moda, a volte sono veramente cose pazzesche, quindi secondo me serve a tornare ad uno stile di vita un po' più a contatto con la natura, con la realtà, e poi questo porta tutto il resto con sé. E in questo secondo me può aiutare molto, perché lei me lo insegna, insomma, tutti seguono la moda più o meno, e quindi ha un potere fortissimo. Ultima cosa, ecco, quasi la dimenticavo, se mi dai un minuto. Anzi, ultime due cose. Ci sono due cose, due grandi armi, se vogliamo, che noi abbiamo. La prima è che votiamo. Va bene? E se non vi dico votate per uno, per l'altro, eccetera. Votate per chi vi pare. Però se vi interessano alcuni argomenti, per esempio questi, andate a vedere le persone per cui votate che cosa dicono di questi argomenti. Va bene? Perché questi sono argomenti che influenzeranno la vostra vita, non la loro. Loro sono già là, politici, pensano ai prossimi 2 anni ad essere rieletti, ma voi vivrete fino al 2050. Quindi andate a vedere quali sono le posizioni delle vari schieramenti riguardo ai problemi ambientali e al problema dei cambiamenti climatici prima di esprimere quel voto. Secondo, non solo noi votiamo, ma noi siamo grandi consumatori. Va bene, noi possiamo decidere se comprare un capo di Versace, cioè io no, ma insomma, chi se lo può permettere, può decidere se comprare il capo di una ditta che ha delle politiche verso l'ambiente piuttosto che un'altra, verso l'ambiente, verso lo sfruttamento dei lavoratori o quel che sia, piuttosto che un'altra. E noi possiamo decidere da chi comprare e come usare i nostri soldi, va bene? Se lo faccio io da solo non succede niente, ma se lo facciamo tutti insieme possiamo veramente dare dei messaggi fortissimi. Quindi usiamo il fatto che siamo dei consumatori e che possiamo essere dei consumatori molto intelligenti. Questo è l'ultimo messaggio, io sono arrivato. Non mi permetto di aggiungere un terzo, ecco, messaggio, e che sono sicura che sarà anche questa una delle conquiste di questo progetto. È che nelle infografiche voi dovrete scrivere dei dati che provengono da fonti attendibili, e questo secondo me cambierà anche il modo che avrete di approcciarvi ai media in futuro, perché per esempio quando vedrete un'immagine su Instagram con la terra gialla magari vedrete che non c'è nessuna fonte sotto, non c'è nessun link, oppure c'è un link a un sito che non esiste. E quindi comincerete a fare una scrematura di quello che trovate online, e questo secondo me è un modo anche per imparare a essere attivi, no? Imparare a selezionare le informazioni che riceviamo, perché siamo bombardati di informazioni false su questi argomenti, e quindi sono contenta anche di questo, insomma, perché è molto importante. Bene. Allora, vi siete guadagnati un quarto d'ora di pausa, abbiamo allestito un coffee break qua fuori, quindi direi torniamo verso le 11:35 per proseguire il lavoro. Un applauso. Poi Susanna parlerà del 1.5, poi parleremo concretamente di come svolgere. Bene, grazie mille. Adesso andiamo avanti col portale. Non fa niente, no, era. Sulla chiavetta la presentazione. Certamente.
riesce, se no ce n'è un'altra. No, certo. È pesante. Credo. Ma io la domanda... rinominata così si sì, riconosce sì. Velocemente. Sì, grazie. Siete stati autorizzati da Giorgio, potete farne quello che credete meglio. Prego.
magari andiamo, facciamo un po' di fumatori ancora, sempre tanti non sanno che fanno quelli che stanno a fumare con 16 anni. Stavo fumando? Io fumavo, sì, perché però dico, crea una dipendenza che ogni tanto mi viene la voglia di fumo anche. Ma ogni tanto. Io no, basta. Hai proprio smesso. Ma quando? Tu avevi sempre un po' di... Ah, 3 anni fa? Ma fumavo pochissimo. Pochi, sì. Però quella sigaretta ogni tanto mi piaceva. Adesso c'è solo l'odore, proprio mi disgusta. Ah, è un passo che ogni tanto ma mi manca. Io non ero mai un tipo fumatore, dopo che hai bevuto dei bicchieri. Io anche settimane. Esatto, così è il modo migliore, così. Nel senso che quando te va te la fai. Questo possiamo già metterlo? Così vedono che è un po' storto. No, ma non è in mezzo? No, la filigrana ci deve essere, perché ho pezzo di... Aspetta. No, cominciamo male. Questi sono artisti, mi sgamano. Questi sono scelte artistiche. Sì, allora, aspetta. Sì, basta vedere il bordo del progetto. Sì. Carrettino. Sì. Se no, è un po' troppo fuori di qua. Dai. Adesso se rifaccio me la fa di nuovo in presenter view. Sì, sì. Andiamo prima di aprire. Sì. Perfetto. Comunque, ovviamente non c'ho niente scritto sotto. Sì. Ma finiamo a 1, come da programma, non si preoccupi. L'abbiamo sovrastimato. Liberi? No, ma no, sono liberi. Beh, allora, solo 2 classi della professoressa Cerevan. Thank you.
Siamo tutti? I ragazzi di Udine ci sono? Perché prima non c'è. Perché adesso comincia una parte in cui vi darò delle informazioni pratiche su che è necessario che tutti sentano. Vediamo, aspettiamo ancora qualche secondo. Allora, vediamo un attimo di fare il punto della situazione. Oggi è il 22, riuscite a leggere? Gennaio. Allora, l'obiettivo di questo incontro di oggi è appunto capire questi argomenti. Voi non dovrete andare a cercare le informazioni su online e scegliere voi esattamente cosa scrivere sulle infografiche, perché non è un lavoro banale e appunto ci sono miliardi di informazioni false, quindi il contenuto ve lo daremo noi. Quindi però comunque è importante che voi abbiate ben presente quali sono i concetti di cui parlate, perché adesso non so quale strumento sceglierete, se usare l'infografica o il comics, insomma questo ne parleremo successivamente, nella prossima ora. E quindi questo era l'obiettivo di oggi, quindi oggi diciamo comunicazione dei contenuti e divisione in gruppi, quindi noi alla fine di questa giornata vorremmo sapere quanti pannelli avremo alla fine, quindi se lavorerete da soli, se lavorerete in coppie, se lavorerete in gruppetti. Questa è una formazione che non so se è fattibile comunicarci, più o meno, non il numero esatto, perché noi poi nei prossimi 10 giorni ci metteremo sotto e prepareremo delle schede che consegneremo a ciascun gruppetto o a ciascun singolo ragazzo con le informazioni, delle schede già che noi verificheremo, conterranno le informazioni corrette, insomma. Successivamente, quindi, appunto, più una decina di giorni, quindi alla fine di questa giornata anche ci consegnerete i vostri contatti per potervi poi mandare, oppure tramite gli insegnanti, penso sia più facile, sì. Ok. Bene, dopodiché ci sarà il grosso del lavoro, si svilupperà tra febbraio e marzo 2020, quindi febbraio e marzo, in cui ci sarà il planning del layout, l'avevamo definita questa fase, e appunto per ogni argomento i gruppi di studenti lavoreranno sulla produzione dei pannelli. E sì, arriverà la prima consegna il 15 aprile. Quindi questa è la prima data veramente importante. Perché? Perché alla fine verranno pubblicati da giugno a luglio, abbiamo detto, no? Quindi il 15 aprile voi ce lo consegnate, noi poi assieme agli altri esperti faremo una valutazione del contenuto per essere certi. Adesso nella presentazione che farò adesso vi illustrerò, vi darò alcuni consigli comunicativi per evitare anche fraintendimenti, appunto perché voi sceglierete delle immagini da associare alle scritte, no? Quindi quello è un lavoro che dovrete fare e non è banale. E quindi entro il 30 aprile vi
manderemo i nostri feedback, quindi le eventuali correzioni, e successivamente quindi la consegna definitiva dovrebbe avvenire il 15 maggio. Rimaniamo larghi, no? Perché poi in realtà la pubblicazione verrà il 15 giugno, no? Per un mese. Però, insomma, considerato che sempre c'è magari un minimo di ritardo, meglio mantenerci sul 15 maggio per la consegna definitiva. Ok? Quindi questa è l'idea più o meno del progetto che avevamo già comunicato ai professori. Sì. Ora, i pannelli come sono, che dimensioni avranno? Questo è il formato che abbiamo concordato con l'agenzia che si occupa della fissione delle pubblicità nei trasporti. Quindi ci saranno dei piccoli pannellini da 17x25 cm che saranno appesi, non so se voi usate l'autobus, però forse avrete visto che dove c'è quel sostegno per la mano ci sono a volte dei pannellini appesi con uno spago. Quindi avremo per ogni autobus due pannellini e un pannello grande che verrà fisso sopra l'uscita, sopra le porte. Appunto, abbiamo concordato 70 autobus in questo mese durante il quale si svolge ESOF, il Festival Science in the City, e dovrete tener conto che all'interno di ciascun pannellino ci dovranno essere i loghi della vostra scuola. Poi vi manderemo ovviamente tutte le immagini, a parte quello della vostra scuola, che ce l'avrete voi. E quindi ci sarà il logo dell'ICTP, il logo di ESOF e eventuali sponsors. E poi ci piacerebbe anche inserire QR code per fare un link ai siti, perché ho creato delle pagine, pagina Facebook e pagina Instagram del progetto. Vi chiederei anche di likeare subito, perché man mano che andiamo avanti con i lavori, questo sarà proprio, soprattutto la pagina Facebook sarà un punto di incontro in cui voi potrete farci delle domande, e in cui già potremo discutere di eventuali scelte che fate. Quindi sarebbe bello che questo fosse pubblico, in modo che tutti possano seguire i lavori. E poi saranno le piattaforme poi dove ci sarà la votazione per il miglior pannello di tutti. Ok, quindi cliccate like e invitate tutti i vostri amici a mettere like subito, quindi avremo subito migliaia di persone e manteniamolo vivo in questi mesi. Ora, volevo darvi alcuni brevissimi consigli comunicativi. Dunque, allora, innanzitutto ho messo al centro essere obiettivi. Ok, questo è un'informazione fondamentale, perché cioè è un modello, insomma, da seguire, perché appunto le informazioni che vi daremo sono informazioni che vengono fuori da un sacco di lavori scientifici, di articoli che sono stati già revisionati dalla letteratura, e quelli sono i dati, e noi ci dobbiamo tenere a quei dati senza dare interpretazioni, come per esempio potrebbe essere questa. No, queste per esempio sono due esempi di come delle immagini sono state scelte per parlare delle heat waves, le ondate di calore. Questo è un modo non obiettivo di farlo. Questo sarà un giornale probabilmente dell'Irlanda, che sono felicissimi che ci sono, cioè, fa caldo improvvisamente, quindi finalmente i bambini possono andare in piscina. Questo è un altro estremo opposto, quindi cercare di rappresentare le cose in maniera più obiettiva possibile. Mantenere un linguaggio semplice, ma questo vi daremo noi, il contenuto, il testo. Raccontare una storia, è dimostrato che effettivamente il pubblico è più coinvolto quando c'è una narrazione visiva, il motivo per cui abbiamo scelto
questo, di portare avanti questo progetto. Ovviamente se si tratta di infografiche è più difficile raccontare una storia, però sta a voi la scelta. E cercare una connessione con il pubblico, quindi cercate di trasmettere queste informazioni pensando a chi è la vostra audience, è la vecchietta che prende la 6, è il ragazzino che va al mare, insomma cercate di usare delle immagini o dei riferimenti agli aspetti della vita quotidiana delle persone che leggono, perché è l'unico modo per catturare la loro attenzione, ma sono convinta che i vostri professori sapranno spiegarvi meglio di me qual è il modo migliore per comunicare gli argomenti. Altro consiglio importantissimo è questo. Allora, il problema della comunicazione dei cambiamenti climatici è che di solito vengono utilizzate immagini che danno una percezione del problema come un qualcosa che non ci riguarda, una cosa che è lontana nello spazio. Per esempio si utilizzano molto gli orsi polari, le isole in mezzo all'Oceano Pacifico che verranno sommerse, però in realtà sappiamo benissimo che è un problema che sta coinvolgendo tutti noi e nel tempo, perché anche questo è un problema che sta già accadendo, però tante persone pensano che sarà una cosa che coinvolgerà solo le prossime generazioni e quindi c'è tempo per procrastinare. Quindi evitiamo banalità tipo gli orsi polari. Io spesso faccio attività con i bambini sono spaventatissimi dal cambiamento climatico perché gli orsi polari moriranno tutti. Questa è la loro preoccupazione più grande. Se pensano così c'è un motivo. Seconda cosa che eviterei, e qua mi riallaccio a quanto detto prima, cerchiamo di essere obiettivi, è il cosiddetto terrorismo psicologico. Sono varie campagne. Questa immagine centrale è presa da un evento organizzato da Friday for Future. Loro sono molto così aggressivi quando parlano del cambiamento climatico, ma in realtà è dimostrato che questo atteggiamento è controproducente, perché quando una persona legge estinzione della specie si innesca un rifiuto, un atteggiamento di difesa, per cui si tende a rifiutare l'argomento e a pensare tanto ormai siamo spacciati, continuo la mia vita così com'è, anzi ancora di più mi do la pazza gioia e non mi interessa più l'argomento, ecco. Quindi evitiamo anche questo, teschi, cose così. Ok, poi qua vi volevo far vedere, allora questa qua sotto è una striscia, non so se le avete mai viste queste, si chiamano warming stripes, le avete mai viste sui social? Allora, questa è un'immagine che ho utilizzato anche per il logo del progetto. Questo è il sito dove voi potete creare la warming stripe corrispondente alla vostra città o al vostro continente. Queste sono delle linee colorate. Ogni linea corrisponde a un anno. Sono 150 anni. Parte dal 1850 ai giorni nostri e sono anomalie di temperatura rispetto a un periodo di riferimento, ok? Quindi il periodo di riferimento di solito sono sempre gli ultimi anni del 1900, che sono gli anni in cui poi c'è stato il cambiamento repentino che abbiamo visto, e quindi rosso vuol dire che ovviamente non ci sono numeri, però è chiaro l'idea della scala temporale, no? Di come è cambiato improvvisamente negli ultimi 30 anni. Quindi mi è piaciuto molto, tra l'altro potete andare su questo sito e appunto creare la stripe per Trieste, per Udine, per tutte le città che volete. E questa è quella globale. E poi questi sono altri due esempi, adesso non ci riguarda perché non sono infografiche, però sono due belli esempi secondo me di comunicazione non aggressiva, è lì, è un'informazione base, nel senso che non è che danno tante nozioni, no? Questo è appunto, sono dei livelli
dove arriverà il livello del mare nei prossimi anni, e anche questa era una, è un'installazione di un artista che ha messo in un paesino riva al mare, ha circondato tutti gli edifici sulla costa con il livello del mare nel 2050 o nel 2100, non mi ricordo. Quindi sono modi un po' più eleganti, diciamo, di comunicare. Però noi appunto ci occupiamo di comics e infografiche. Qui ho messo questa qui perché per dire che anche se questa ha una storia, ed è una sola vignetta in cui comunque ci sono tante informazioni, quindi si può, in poco spazio si possono dire un sacco di cose. Questo è un altro esempio, qua c'è meno informazione dettagliata, però esprime un concetto molto forte, quindi c'è l'elefante, il climate change, e le persone che sono preoccupate perché stanno arrivando i migranti, no? Quindi non vedono il problema, qual è il problema principale, ma sì, si preoccupano di altre cose che forse hanno meno urgenza. E questa qui a sinistra è una timeline, anche questo è un esempio bellissimo che vi manderemo, comunque tutte queste cose ve le manderemo, questo ve lo dovete guardare voi perché non abbiamo tempo, però è un'immagine JPEG lunghissima, nel senso che questo è il pezzettino qua sopra dell'immagine e ripercorre la temperatura degli ultimi 20.000 anni, sempre riferita ha una temperatura di riferimento che è l'ultimo trentennio del 1900, quindi fa vedere che 20.000 anni fa la temperatura era più o meno 4 gradi in meno rispetto alla fine del 900 e man mano che si scende ripercorre tutti gli eventi storici, e quindi è molto carina e ve la manderemo, voi ve la guardate, adesso non abbiamo tempo purtroppo. Qua sono degli altri esempi di infografiche con stili diversi. Adesso questo non è sul climate change, però secondo me è uno stile che potrebbe essere utilizzato, no? Il mito contro realtà. Quindi ci sono tantissime fake news sul cambiamento climatico. Questa è una forma possibile che potete scegliere. Questo è più un'altra opzione, questa è un'altra opzione ancora. Questo saranno i vostri professori che vi guideranno. Ora, i prossimi 20 minuti, io vorrei rifare un secondo punto della situazione. Ovviamente l'intervento del professor Giorgi è stato un intervento gigantesco, con mille informazioni. Non potremo mettere tutte quelle informazioni nei nostri pannelli. Quindi io e Susanna abbiamo selezionato alcuni argomenti che secondo noi sono gli argomenti più importanti e anche più facilmente comunicabili, che sono questi. Quindi adesso io farei un breve ripasso, giusto per fissare le informazioni che avete assimilato prima. Quindi io introdurrò i primi 1, 2, 3, 4, 5 argomenti e poi cederò la parola a Susanna che vi parlerà dell'SR 1.5 che è l'ultimo rapporto, sintesi report dell'IPCC per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi invece che a 2 gradi, e poi Susanna vi spiegherà perché. Bene, quindi effetto serra. Torniamo. Ah no, scusatemi, prima differenza tra clima e meteo, non so se prima vi è arrivata questa differenza, chi saprebbe dire la differenza? Cos'è il clima? Possiamo dare una definizione? Parliamo tanto di clima e cambiamenti climatici. Come? Lorenzo? Dai, insomma, provate a... Si può dire che oggi il clima è caldo? Allora, abbiamo detto differenza tra clima e meteo. Quando parlo di oggi, cosa mi riferisco?
al meteo. Quando guardiamo le previsioni del meteo, sono le previsioni dei prossimi giorni. E invece il clima, che cos'è? Nessuno azzarda? Vai. Il clima è semplicemente l'insieme, diciamo, delle condizioni statistiche e delle condizioni meteorologiche di una determinata zona. Bravissima, giusto. Perfetto. Però manca solo un piccolo dettaglio, che il periodo di tempo in cui fai queste statistiche deve essere lungo almeno 30 anni per poter parlare di clima. Quindi, per esempio, questo maggio ha piovuto tantissimo, non era un giorno che ha piovuto per un mese, però non si può parlare di clima. Non è che i maggi di Trieste sono tutti così piovosi. Bisogna considerare almeno 30 maggi per poter dire qual è il clima di Trieste a maggio. E qua ho messo, sì, queste sono le temperature medie per ogni mese in una determinata zona. E questo è molto importante e io credo che sarebbe molto importante fare un'infografica proprio su questo, perché così improvvisamente tutte quelle notizie che leggiamo sui giornali, fa freddo lì, ha nevicato, quindi il cambiamento climatico non esiste, vengono automaticamente smentite, perché appunto non è l'evento singolo meteorologico che determina il clima. Dopodiché, effetto serra. Adesso vediamo se avete capito quanto spiegato prima dal professore. Allora, che cosa hanno in comune questi quattro oggetti? Ha detto? Cosa? Sì, diciamo, ha detto raggi infrarossi, sì, perché ciascuno di loro ha una propria temperatura. Quindi c'è questa legge, la legge di Stefan Boltzmann, che dice che tutti i corpi dotati di una temperatura emettono dell'energia sotto forma di radiazione. E abbiamo visto che la lunghezza d'onda della radiazione dipende dalla temperatura, quindi corpi molto caldi, tipo come il Sole, avranno una lunghezza d'onda più piccola, e corpi meno caldi, come la Terra, come questi altri oggetti, hanno una lunghezza d'onda maggiore, e quindi in questo caso abbiamo appunto l'ultravioletto e l'infrarosso. Abbiamo detto che la radiazione ultravioletta passa attraverso l'atmosfera indisturbata, mentre l'altra radiazione viene assorbita dai cosiddetti gas serra. Questo è un video che ho trovato, che è molto carino, che fa vedere come questo utilizza, ecco un altro esempio di comunicazione, questo utilizza il flipper, ok, per far capire questo effetto serra. Vediamo se, come faccio partire, così. Allora qui abbiamo la radiazione infrarossa che viene dal pianeta, questa è la Luna che non ha atmosfera, quindi la radiazione esce indisturbata, invece in presenza di tanti gas serra, la radiazione viene intrappolata. Allora, questo però contemporaneamente usa un esempio molto carino, intuitivo, però ci comunica anche un'informazione sbagliata, perché qua sembra che la radiazione esca, rimbalzi e torni giù. In realtà i gas serra assorbono la radiazione infrarossa e la riemettono verso la superficie. Quindi bello, però non completamente esatto, quindi bisogna stare molto attenti. Bene. Diciamo che il gas serra è archiviato. Qui abbiamo la variazione dell'anidride carbonica degli ultimi 800.000 anni, anche questo è un grafico che abbiamo visto prima. Che cosa sono questi qua? Ci sono degli eventi che avvengono più o meno ogni 100.000 anni. Ne ha parlato prima il professore, che cosa sono? Le glaciazioni, bravissimo.
Esatto, quindi vediamo che durante le glaciazioni non solo la temperatura va su e giù, ma anche l'anidride carbonica va su e giù. Però qua ho tolto gli ultimi 150 anni, quindi abbiamo questa di nuovo, questa impennata che ci ha colpito prima, e vediamo che appunto la CO2 è rimasta sempre sotto questa soglia delle 300 parti per milione. Ma perché la CO2 va su e giù durante le glaciazioni? Allora vi faccio una domanda. Secondo voi è più frizzante un bicchiere di spumante al mare, al caldo, o un bicchiere di spumante in montagna, al freddo? Quanti dicono al freddo? Quanti dicono al caldo? Bravi. Allora, io una volta ho fatto uno spettacolo di divulgazione a teatro in cui volevo proprio far vedere questa cosa qua. Volevo dimostrare che la bottiglia di spumante, quando è più calda, contiene meno CO2, ok? Perché quando lo spumante è più freddo, tutta la CO2 è più solubile e quindi c'ha più CO2 nel liquido e meno CO2 nel collo della bottiglia e quindi lo spumante è più frizzante. Invece quando la bottiglia è calda, la CO2 è meno solubile nel liquido e quindi c'è molta più CO2 nel collo della bottiglia. Ed è il motivo per cui si crea quando lo aprite, si crea quella nuvoletta, no? Che si vede, non so se avete mai fatto caso. Allora io, siccome volevo che si vedesse questa nuvoletta sul palco, ho tenuto la bottiglia a una temperatura forse troppo calda. Tu sai che appena sono entrata sul palco ho stappato ed è uscito, un'ondata di spumante che ha invaso tutta la giuria. E boh, insomma, quindi ho dimostrato a mio modo che effettivamente tutta la CO2 era uscita dal liquido proprio perché faceva troppo caldo. Quindi questo ci insegna che se fa caldo, l'acqua ha meno CO2. Ed è questo il motivo per cui, in corrispondenza delle glaciazioni, quando fa freddo c'è più CO2 dentro l'oceano e quando fa più caldo c'è più CO2 fuori dall'oceano. Okay? Quindi in realtà l'oceano ha un ruolo molto importante nel bilancio del carbonio dell'atmosfera del pianeta. Non solo l'oceano, anche le foreste. Quindi loro normalmente sarebbero in grado di bilanciare la CO2 presente ed è quello che è successo negli ultimi 800.000 anni almeno. Bene o male la CO2 è sempre rimasta sotto una certa soglia, grazie proprio al ruolo di oceani e foreste. Però che cosa è successo qua? Siamo intervenuti noi, ma noi non è che abbiamo immesso più CO2 di quanta immetterebbe normalmente l'oceano o le foreste. Abbiamo immesso quel po' di CO2 che ha innescato tutta una serie di cicli, che adesso vi farò vedere, che sono anche questi dei cicli molto importanti di cui è il caso di parlare. Sono come dei circoli viziosi che alimentano il riscaldamento. Allora, il primo è il ciclo del carbonio, quindi abbiamo detto che se c'è più CO2, che cosa succede? Il CO2 è un gas, serra, e quindi cosa fa? Se ce n'è di più nell'atmosfera, che cosa succede alla temperatura? Fa più caldo, ok? Se fa più caldo, abbiamo appena visto che gli oceani assorbono di meno, quindi c'è più CO2 nell'atmosfera e quindi appunto c'è più CO2 nell'atmosfera, che è un gas serra, e quindi c'è più caldo e quindi c'è ancora meno assorbimento, eccetera. Quindi questo è un esempio di un ciclo positivo, un feedback cosiddetto positivo, perché è un circolo vizioso che aumenta o virtuoso. In tal caso, in realtà sarebbe virtuoso, però. Bene, quindi questo è il primo ciclo. Il secondo ciclo è quello del vapor d'acqua. Fa più caldo, quindi c'è più evaporazione. È dimostrato che l'aria calda può contenere più acqua. Concetto difficile, ma l'acqua è un gas serra. Il vapore acqua è un potente gas serra. E
Guarda caso, cosa succede? Aumenta l'effetto serra, di conseguenza fa più caldo, di conseguenza c'è più evaporazione, eccetera, eccetera. Altro feedback positivo. Terzo feedback è quello di cui parlava il professore prima, il feedback dell'albedo o del ghiaccio. Allora, se c'è più caldo, i ghiacci si sciolgono e quindi si riduce la superficie riflettente, il bianco, lascia spazio a quello che c'è sotto, che sia terra, che sia oceano, sicuramente sarà un materiale più scuro del ghiaccio, quindi verrà assorbita la radiazione solare, quindi quella superficie si riscalderà ed emetterà radiazione infrarossa e quindi ci sarà più caldo, quindi scioglimento dei ghiacci, eccetera. Questi tre cicli vi sono chiari? In ogni caso, oltre a queste slides, vi daremo ovviamente, cioè per ognuno di questi cicli vi daremo esattamente cosa va scritto sull'infografica e successivamente, sempre su questa, sulla pagina Facebook o anche via mail, saremo pronti a rispondere a qualsiasi domanda. Bene, allora abbiamo detto che c'è questo po' di CO2 che ha innescato tutti questi cicli e che ha fatto sì che sia la temperatura che le CO2 hanno subito un'impennata. Questi sono due esempi di infografiche scelte per dire chi è che emette di più, chi è responsabile, da dove vengono questi gas serra. E anche qui è un esempio di un'infografica assolutamente chiara. Però, per esempio, qua non c'è nessuna fonte, non si sa da dove viene questa informazione. E tra l'altro, se guardiamo, le percentuali sono anche diverse, leggermente diverse da queste. Però almeno qui c'è, si dice sources, qua proprio l'IPCC, l'assessment report numero 5. Quindi io mi fido più di questa che di questa. Anche se è più fancy, magari uno vede i due e pensa quella di sinistra è più seria, in realtà quella di destra è, oltre a essere più così appealing, è anche più corretta. Quindi anche su questo, secondo me, ci dovrebbe essere un gruppo, o anche più di uno, che si mette a lavorare su questo per far vedere chi è responsabile. Invece, per quanto riguarda cosa si fa, dobbiamo di nuovo tirar fuori il discorso, la differenza tra adattamento e mitigazione. Non so se prima vi sono state chiare la differenza tra questi due approcci. Se non lo è stato, adesso vi faccio un esempio. Per esempio, allora, ho mal di denti, che cosa faccio? Quando avete mal di denti, cosa fate? Com'è? Vai dal dentista, oppure se sei incosciente e non hai tempo e... Prendi un antidolorifico, esatto. Allora, abbiamo qui esattamente la differenza tra adattamento, mi prendo un antidolorifico e continuo la mia vita, lo prendo magari anche domani, dopodomani, diciamo, ignoro il problema. Mitigazione è vado dal dentista e risolvo la questione alla radice. Allora, nel caso del cambiamento climatico, riuscite a immaginare cosa può essere? Fatemi un esempio di adattamento e un esempio di mitigazione. Che cosa potrebbe essere il corrispondente di mi prendo un antidolorifico? Mi adatto al cambiamento in atto. Come? Cerco di dimenticare il problema c'è. Climatizziamo tutto, no? È una forma di adattamento che non risolve il problema, anzi lo peggiora. Un esempio invece di mitigazione. Esatto, energie rinnovabili, sì, eccetera, tutti quelli che ha detto prima Filippo. Bene, a questo punto io cedo la parola a Susanna che affronterà meglio tutto questo discorso del cosa si fa, parlandovi del rapporto
SR1.5. E lo streaming. Questo basta chiudere, bisogna chiudere okay. Lo streaming però. Ah, ok. Adesso sì. Ultimo sforzo, quindi rimanete con me. Io vorrei aggiungere un altro tassello a quello che Rita ha detto, un altro tassello di informazioni che vorremmo che voi poi trasmetteste tramite queste infografiche o comics, e riguarda questo rapporto speciale sugli effetti di un riscaldamento globale di 1.5 che è stato pubblicato nel 2018 dall'IPCC. Per caso sapreste dirmi cos'è l'IPCC? Ne avete sentito parlare o no? È un acronimo che vi suona o... Sì? Vedo qualcuno fare sì. E sapreste dirmi qual è il suo ruolo? Parigi? Qualcuno dice Parigi? Cosa fa l'IPCC? Allora, vi inizio a dare qualche risposta. Ah, c'è. Ok. Beh, adesso... Hai letto la risposta e non va più bene. Connetteva politica e cambiamenti climatici, mi pare. Diciamo che è fuori dalla politica l'IPCC. L'IPCC è un organismo internazionale e intergovernativo, quindi in quel senso possiamo pensare che tocchi alla politica, ma non ha alcun ruolo politico. L'IPCC è stato creato, ha ormai più di 30 anni, è stato creato nel 1988 dall'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e è un organo intergovernativo aperto a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite, oggi ne contiamo 195 che aderiscono all'IPCC, l'acronimo, lo diceva prima Rita, è Intergovernmental Panel on Climate Change, in italiano troverete gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, e il suo scopo è quello di fornire una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici. Quindi l'IPCC deve rimanere il più obiettivo possibile e il suo lavoro è quello di esaminare e valutare tutto quello che è stato prodotto dagli scienziati che provengono da ogni parte del mondo, di valutarlo in modo rigoroso, in modo obiettivo e raccogliere e valutare queste informazioni per poi produrre dei rapporti di valutazione scientifica sullo stato delle conoscenze nel campo del clima e dei cambiamenti climatici e questi rapporti sono fondamentali in quanto costituiscono il supporto scientifico che è utilizzato per la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è in pratica quella convenzione che si ritrova ogni anno in occasione della conferenza delle parti, le famose COP. Quest'anno c'è stata una a Madrid, nel 2015 famosa quella di Parigi con l'accordo di Parigi, e quindi il lavoro dell'IPCC è importantissimo perché da una parte in pratica lui parte con tutto la conoscenza che esiste oggi su clima, cambiamenti climatici, la esamina, la valuta, la riassume e la traduce in rapporti di valutazione e questi poi sono riassunti ulteriormente in dei sommari per i decisori politici che sono poi utilizzati come fondamento per delle decisioni a quel punto politiche prese nelle conferenze delle parti. E come funziona questo lavoro?
migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo contribuiscono al lavoro dell'IPCC in maniera volontaria, quindi non sono pagati. E l'IPCC, ho dimenticato di dire, è un organismo che non fa ricerca lui stesso, non fa monitoraggio del clima, semplicemente va a analizzare tutta la letteratura scientifica per poi redigere un rapporto di valutazione sulla base dei dati, per poi riassumere questo rapporto in un sommario per i decisori politici. Per farvi un'idea, questa Bibbia, questo è il rapporto del 2013, è il quinto rapporto ed è abbastanza pesante, se poi volete darci un occhio è qua. Viene poi questo riassunto in questo libricino e questo è quello che arriva ai decisori politici. Quindi tutto il contenuto di questo è stato riassunto in questo, con una scelta quindi anche di grafici, di informazioni. Quindi come vi rendete conto che il lavoro è immane ed è importantissimo come lavoro. E oggi parliamo di 1,5 gradi centigradi. Allora, perché siamo arrivati a questo valore? Non è un valore così nuovo. Già nel 1996 il Consiglio europeo sull'ambiente diceva che la temperatura media globale non avrebbe dovuto superare i 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Nel 2009 questa soglia viene ripresa nell'accordo di Copenaghen, quindi nella COP15, in cui i governi concordano che sulla base del rapporto di valutazione dell'IPCC del 2007, quindi il quarto rapporto, i governi concordano che sia necessario ridurre in modo importante le emissioni globali per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi centigradi. Ed è poi nel 2015, con la COP21 di Parigi, che i governi si sono impegnati a mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 gradi centigradi, puntando però a limitare l'aumento a 1,5 gradi centigradi, dato che ciò ridurrebbe in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici. E questo passo è molto importante, questo passo è stato forzato negli accordi di Parigi da tutte le piccole isole, i paesi diciamo più vulnerabili al cambiamento climatico oggi, per i quali questo mezzo grado di differenza tra 1,5 e 2 gradi centigradi può fare la differenza. Ed è per questo che alla chiusura dell'accordo di Parigi i governi che hanno firmato l'accordo hanno chiesto all'IPCC di redigere un rapporto speciale sull'aumento, sugli impatti del riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Ed è questo rapporto che ci piacerebbe trasmettere anche lui nelle infografiche, nei comics, perché è un rapporto d'attualità, è stato pubblicato nel 2018, quindi è davvero la scienza più attuale che abbiamo e della qualità migliore, perché è stata, come avete visto, vagliata a più riprese. E intanto ci incamminiamo verso il sesto rapporto di valutazione dell'IPCC sul cambiamento climatico, che sarà quello pubblicato nel 2021-2022. Quindi oggi è proprio questa l'informazione più d'attualità che abbiamo e questo è il sommario di questo ultimo rapporto. Quindi come vedete il rapporto è molto più leggero. E quindi adesso prendiamo qualche minuto per guardare insieme i concetti chiave che sono stati prodotti, che sono contenuti in questo rapporto speciale, usando delle infografiche che sono già state realizzate dal Focal Point italiano per l'IPCC. Quindi anche qui vediamo degli esempi di come ritrasmettere un'informazione scientifica in un formato più semplice, più leggero e allo stesso tempo chiaro e preciso e obiettivo anche. Quindi un primo importante dato è che oggi il cambiamento climatico è già in atto e i suoi effetti sono già osservati. Come vi ha mostrato Filippo, il riscaldamento globale oggi ha toccato 1,1 gradi centigradi, oggi è 1,1. Gli effetti del cambiamento climatico si vedono già, ad esempio abbiamo riduzione della barriera corallina, innalzamento del livello del mare, perdita del ghiaccio, di biodiversità e ancora effetti anche sugli ecosistemi e su indirettamente anche sulla la possibilità di, ad esempio, il calo della resa dei raccolti agricoli, quindi un effetto anche sulla società umana.
o ancora questa alternanza tra ondate di calore e precipitazioni estreme. Un altro messaggio importante di questo rapporto è che un mezzo grado centigrado fa la differenza. In questo rapporto infatti sono confrontati i rischi e gli impatti che un riscaldamento globale a 1,5 avrebbe rispetto a un riscaldamento globale a 2 gradi centigradi. E quello che viene messo in luce è che questo mezzo grado ridurrebbe in modo significativo gli impatti sugli ecosistemi, la società, e ridurrebbe anche la necessità di risorse per adattarsi, visto che abbiamo esplorato con Filippo alcune delle possibilità di adattamento e alcune di queste richiedono comunque risorse anche economiche. E un terzo messaggio fondamentale è che i prossimi 10 anni sono fondamentali per agire, perché come diceva Filippo, se continuiamo a emettere gas serra ai ritmi attuali arriveremo a 1,5 gradi centigradi nel 2040. Le azioni dei prossimi 10 anni sono fondamentali perché dalla temperatura del pianeta dipendono moltissimi altri processi e le attività umane in questo processo di adattamento e mitigazione sono fondamentali. Sarà fondamentale modificare le attività umane. E il quarto messaggio molto forte è che oggi con le tecnologie che abbiamo, con le condizioni, le capacità economiche che abbiamo, istituzionali, è possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi. Però per fare questo è necessario aumentare il passo e la scala a cui le trasformazioni che iniziano ad essere piano piano prese, è necessario che queste trasformazioni si allarghino in termini di scala e anche che si accelerino. E l'aspetto importante di questo rapporto è che analizza delle azioni, delle scelte di trasformazione che coinvolgono l'intera società, dal singolo cittadino all'intervento pubblico, al settore privato. E quindi è importante in queste infografiche anche trasmettere questa possibilità, la possibilità che abbiamo anche noi come singolo cittadino di cambiare e di poi muovere anche delle strutture più grandi. Altri aspetti importanti di questo rapporto per le quali non abbiamo trovato infografiche che potrebbero darvi un'idea è che, come ha mostrato Filippo, il cambiamento climatico è un processo globale. Però i suoi impatti sono avvertiti in maniera diversa in diverse regioni del mondo. Ad esempio, questi grafici mostrano il cambio nelle temperature medie dei giorni più caldi in uno scenario di riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi e a 2 gradi centigradi. E come vedete, ci sono alcune regioni, ad esempio qui nel Mediterraneo, vediamo che in un riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi le temperature, l'anomalia sarà già tra 2 e 3 gradi, quindi ben più alta della media globale, e sarà quindi più forte rispetto ad altre regioni dove invece il cambiamento delle temperature di questi giorni più caldi è inferiore, o ancora invece altre regioni dove invece questo cambiamento sarà più intenso. E questo scenario diventa ancora più drastico se guardiamo in un riscaldamento globale a 2 gradi centigradi, vediamo ancora di più questo effetto regionale del cambiamento climatico. E quindi anche questo è un aspetto importante, pensare che per agire, per limitare il cambiamento climatico, persone, società e ambienti di aree e regioni diverse dovranno adattarsi in maniera diversa al cambiamento climatico. E quindi non esiste una soluzione univoca. Per quello anche è necessario partecipare tutti a questo processo di cambiamento. Okay. E in ultimo, già Filippo ha elencato delle possibili scelte di trasformazione, di adattamento, mitigazione, quindi non sto a ripetervi questi aspetti, però è anche su questo che vorremmo lavorare con voi, fornendovi delle tavole che sono prodotte dall'IPCC in questo rapporto speciale 1.5 e chiedendovi di insieme riflettere su come trasmettere questa possibilità di agire a livello personale o anche a livello di
ente governativo o di settore privato, scegliendo una di queste azioni o altre che sono elencate nel rapporto 1.5. E quindi è questo. Se avete domande sull'ITCC o su questo rapporto, non esitate. Se volete dare un occhio per farvi un'idea di cosa si tratta, potete consultare prima di andare via. E basta così.